Oggi vi voglio mostrare il robottino Xiaomi. Ve lo voglio mostrare perché io personalmente mi sono trovato davvero molto bene nell'utilizzarlo. È un robottino molto smart che ci permette comodamente di poter delegare a lui ogni responsabilità della pulizia della casa, per quanto riguarda almeno l'aspirazione. Vi faccio un attimino vedere dal vivo l'apparecchietto, così ne parliamo un attimino insieme. Ecco qua. Mi permetto di appoggiarlo sul tavolo perché ci ho impiegato più di mezz'ora per pulirlo e disinfettarlo. Così ve lo posso mostrare nel suo massimo splendore. Allora, questo robottino, come vi dicevo, ormai ha quasi 2 anni. È dotato al di sopra semplicemente di 2 tasti funzione, il tasto per iniziare a pulire la stanza o l'appartamento e il tasto per farlo ritornare al suo dock che poi vi mostrerò. Al di sopra troviamo un sensore ad infrarossi che permette appunto di mappare in maniera molto precisa la stanza e qualunque oggetto si trova verso il suo cammino e nella parte interna abbiamo un dispenser. Ok, fa versi, ma non vi preoccupate, tutto in inglese. Un dispenser dove appunto raccoglie tutta quanta la schifezza che trova in casa e la fa passare attraverso un filtro che può essere intercambiabile. Oltretutto, i pezzi di ricambio sono davvero semplici da smontare, pulire o rimuovere e cambiare, perché si trovano anche a poche decine di euro in qualunque store che si trova online. Ok, giustamente ci avvisa che abbiamo fatto qualcosa di particolare sull'aggeggio. Al di sotto troviamo appunto delle ruote che hanno una buonissima escursione. Questo permette di passare sopra tappeti, passare sopra cavi se ben tesi, perché ovviamente altrimenti la spazzolina potrebbe rischiare di impigliarsi al suo interno. Abbiamo una spazzolina laterale che permette di arrivare fino agli angoli delle stanze o agli angoli dei nostri mobili, così da non rischiare in nessun modo attraverso questa spazzolina di tralasciare qualche angolo. Abbiamo oltretutto 1, 2, 3 e 4 sensori che permettono al robottino di percepire se si trova davanti a uno sbalzo, quindi non gli permette di cadere magari su scale o su ripiani se si dovesse trovare in superfici più alte e quindi non rovinarsi. Per il resto, anche qua è molto semplice da utilizzare, da pulire. Ci sono ovviamente con una mano un po' più complesso, ma ci sono 2 levette per aprirlo, smontarlo, levare le spazzoline al suo interno per pulirle da eventuali capelli, fili o roba che si potrebbe impigliare. Rimontarlo è semplicissimo, si rinfila nel suo alloggiamento ed è pronto all'utilizzo. È sempre pronto all'uso perché ovviamente ogni qualvolta finisce il suo lavoro, la sua aspirazione torna alla base in automatico, ma io direi che ho parlato anche fin troppo, perciò vediamolo direttamente sul campo, facciamo qualche prova per vedere come effettivamente funziona e se effettivamente è efficace. Ah, ovviamente dimenticavo, ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace al video, così da supportare questa tipologia di video. Adesso andiamo a vedere come funziona il robottino.
direi che il risultato è davvero ottimo e ne abbiamo buttate abbastanza di farina per terra. Interessante è anche l'applicazione che viene supportata da questo robottino, perché direttamente dall'applicazione della Xiaomi, dove si possono oltretutto raccogliere un insieme di sistemi Xiaomi tra luci, aspiratori, sistemi domotici per la casa in un'unica applicazione. Comunque, da questa applicazione possiamo decidere di far partire la pulizia, di stopparla, ma anche di programmare una pulizia magari per un giorno o una data stabilita o giorni e date ricorrenti durante il mese. Ok, Quindi qua abbiamo l'applicazione dalla quale possiamo accedere alla funzione del robottino, gli diamo ovviamente il consenso. Da qui possiamo decidere appunto di far partire la pulizia. Attraverso l'applicazione, ad esempio, possiamo decidere di controllare alcuni settaggi e decidere ad esempio, se utilizzare il robottino in modalità manuale. Quindi attraverso questo menu possiamo decidere effettivamente che movimenti fargli fare in maniera manuale, come se lo stessimo effettivamente telecomandando. Quindi possiamo decidere anche l'intensità dell'aspirazione, se debole, media o forte, e ovviamente in base a questa cambierà anche il livello di rumorosità che produrrà nell'ambiente. Una cosa interessante è che una volta che il robottino inizia la sua pulizia, in automatico, in live, vedremo sul nostro dispositivo formarsi la mappa della nostra casa. Una volta formata la mappa, potremo addirittura decidere quali zone inibire per fare in modo che il robottino non ci passi. Magari abbiamo deciso che nel bagno preferiamo non utilizzare il robottino, allora possiamo attraverso un riquadro collocarlo nella zona del bagno e il robottino non passerà in quella zona per aspirare. Un'altra interessantissima funzione è quella che ci permette, ad esempio, di verificare lo stato dei filtri o di qualunque altro elemento del nostro robottino, così da capire quando dobbiamo sostituirli. Nel mio caso, ad esempio, il filtro è stato da tanto tempo utilizzato, perciò andrebbe cambiato. È molto efficace anche se avete un animale in casa, infatti raccoglie in maniera efficiente. Io ho un gatto, come avrete visto forse in altri video, e non ho mai riscontrato alcun problema. Spero che il video vi sia piaciuto, non ho voluto dare troppi dati tecnici perché presumo che per un accessorio di questo tipo non sia il caso. Ricordo soltanto che si trova ad un prezzo di 250 euro circa su diversi store ed è acquistabile anche da store cinesi a prezzi vantaggiosi. Io ad esempio 2 anni fa, dato che non veniva ancora venduto su Amazon, l'ho preso da Gearbest, mi pare, o un sito di questo tipo. Spero comunque che vi sia stato utile anche questo video. Rinnovo l'invito a iscrivervi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Charging.